Buongiorno a tutti da Raymond, scuola del fai da te. In questo momento un bel sole, 11,5 ampere, stanno caricando la mia batteria. Questo, come dicevo, è importantissimo metterlo. Perché vedete se la batteria sta caricando bene, siccome dal display mi risulta che la batteria è carica o quasi carica, nel frattempo sto caricando un'altra batteria e nel frattempo ancora questa è in desolfatazione. Ok? Perciò se avete bisogno di assistenza, consulenza, contattatemi in privato, vi lascerò anche il mio numero, vi lascerò anche o vi dirò cosa viene a costare in base agli associati, in base ai seminaristi, in base ai sostenitori del progetto, dei piccoli compensi per la consulenza, ok? Questo è il bellissimo impianto. Qui c'ho l'uscita. Ah, ecco, non si accende l'uscita, vi svelo un segreto, perché se volete caricare senza aver nessun dispendio di energia, mettetelo a zero, perché se ce l'avete a zero, praticamente, ecco perché non si accende, tutta l'energia va alla batteria, perché se accendete l'inverter, adesso fa solo da regolatore di corrente. Se accendete l'inverter, lui vi consuma come minimo 1 ampere. Siccome non me ne frega adesso usare la corrente, certo, se avevo abbastanza pannelli, mi entravano 30, 40, 50 ampere, ne approfittavo di giorno per scaldare la casa. In realtà la batteria è carica, potrei anche accendere l'inverter e scaldare un pochettino la casa. Una volta che hai cariche le due batterie, lo puoi anche fare. Ok? Ciao a tutti e a prestissimo. E grazie al progetto Scuola del Fai da Te che stiamo aiutando più persone possibili alla consapevolezza energetica. Ci vediamo ai prossimi seminari, ci sentiamo per telefono o ci vediamo alle feste di compleanno. Vi raccomando, passaparola per il progetto Festa di Compleanno Costruttiva. Ciao a tutti.